Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 22 settembre 2018, precisamente sabato, per cui buon weekend a tutti. Oggi facciamo un veloce video per darvi qualche aggiornamento sull'andamento del mercato e qualche veloce notizia che condividiamo insieme. Ovviamente prima di iniziare voglio ringraziare sempre quelli che si iscrivono al canale, che si registrano e che commentano. Continuiamo così, mi raccomando, sosteneteci. Se invece non foste iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché tutti i giorni pubblichiamo nuove notizie su criptovalute, blockchain e Bitcoin. Allora, iniziamo subito, diamo una veloce occhiata a CoinMarketCap. Oggi, appena refreshato, abbiamo una capitalizzazione di 221 miliardi. Ieri eravamo saliti fino a 224-225, ieri è stata una giornata molto positiva. Oggi abbiamo leggermente ritracciato con un Bitcoin che segna un leggero ritracciamento sulla giornata con un meno 0,87%. Bitcoin Dominance che è più o meno rimasta invariata sul 52%. Abbiamo una cosa interessante: ieri c'era stata una giornata incredibile per Ripple, che ha fatto registrare in tre giorni praticamente guadagni all'incirca del 100% del suo valore, passando da più o meno a 35 centesimi a 65 centesimi. Ovviamente oggi ha ritracciato e segna un meno 10%, quindi ragazzi mi dispiace chi tra di voi ha comprato Ripple ieri, ma era evidente che era sovracomprato e quindi sta ritracciando. Mi raccomando, non comprate mai se vedete che qualcosa sale a doppia cifra per 3-4 giorni consecutivi. Valutate di vendere se avete delle posizioni aperte o aspettate che ritracci se volete comprare. E Ethereum si è ripreso il suo secondo posto nella classifica delle criptovalute più capitalizzate, con 24 miliardi contro 22 miliardi di Ripple. Comunque interessante vedere che cosa succederà nei prossimi giorni a Ripple. È probabile che ci siano degli altri rialzi, mi sembra di aver visto dal grafico che un pochino potrebbe aver ritracciato completamente. Comunque stiamo a vedere, e quindi in ogni caso oggi abbiamo una giornata un po' incerta, come spesso accade nei weekend, per cui abbiamo un po' di rosso, un po' di verde, qualche rosso a singola cifra, qualche verde a singola cifra, per cui il mercato non si muove più di tanto. Andiamo a vedere invece la chart, quindi il grafico che rappresenta l'andamento dei prezzi di Bitcoin, che è molto interessante capire che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. L'indicatore che vedete qui, quindi queste nuvolette, questi colori, è un indicatore che utilizzo, molto interessante, che vi consiglio di approfondire, che si chiama Ichimoku Cloud. È un indicatore di origine giapponese, molto interessante, che dà delle indicazioni molto chiare e precise sull'andamento dei prezzi. E per farvela breve, quando i prezzi si trovano al di sotto di questa nuvola c'è una sorta di bearish bias, per cui ci si aspetta che i prezzi scendano. Nel momento in cui i prezzi riescono a salire al di sopra di queste nuvolette che si vengono a creare, allora è probabile che si vedano ulteriori rialzi. In questo momento, come vedete, Bitcoin ha approcciato il lato inferiore della nuvola, è riuscito a superarlo nella giornata di ieri, però si è fermato, ha trovato resistenza contro questa linea blu che si chiama Kijunsen, che è una linea molto forte che garantisce supporto e resistenza, e oggi sta ritracciando. Non sarei sorpreso se nei prossimi giorni dovessimo vedere Bitcoin tornare a scendere più o meno ai livelli di questa linea gialla che si chiama Tenkan-sen, che in questo momento è su 6.004. Quindi non mi stupirei se vedessimo nei prossimi giorni altri ribassi con Bitcoin che torna sui 6.005 o 6.006. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Andiamo a vedere un pochino di notizie che ho selezionato per voi, sono 4 o 5, cerchiamo di fare quanto più velocemente possibile, essendo sabato, per cui abbiamo tutti voglia di rilassarci e pensare poco a quelli che sono i nostri investimenti, che ultimamente ci hanno regalato davvero poche soddisfazioni. Andiamo avanti. Allora, la notizia più interessante, che poi è una notizia di cui abbiamo parlato anche ieri nel video che ha fatto Simone, ed è riguarda la necessità della SEC, o anche in americano SEC, che è la Security Exchange Commission. Nel caso in cui non lo sapeste, è l'agenzia americana che si occupa di approvare o rigettare quelli che sono strumenti finanziari,
la quale sta decidendo, quindi è nel processo di decidere se approvare il cosiddetto ETF su Bitcoin, che sta per Exchange Traded Fund, collegato al valore di Bitcoin. E praticamente ieri la SEC ha affermato di volere ulteriori informazioni per poter procedere ad una decisione. E i proponenti di questo ETF, che sono VanEck e SolidX, i quali hanno proposto l'approvazione di questo ETF, sono comunque molto positivi su una futura approvazione di questo ETF e sono molto sorpresi perché il pubblico tendenzialmente la SEC ha ricevuto tantissime commenti, tantissime informazioni da parte del pubblico che in qualche modo spingeva a quella che era un'approvazione di questo famigerato ETF collegato al valore di Bitcoin. Per cui in questo momento la SEC dice che ha bisogno di ulteriori informazioni. La mia opinione riguardo a questo ETF è che nel momento in cui verrà approvato, e sono sicuro che verrà approvato, credo che sia una questione solo di quando e non se di se verrà approvato, non credo che farà molto la differenza, per cui la mia opinione è che anche se dovesse essere approvato non credo che i prezzi ne riceveranno grande beneficio, almeno che non ci si trovi già in un mercato rialzista. In una situazione del genere potrebbe essere un catalyst, per cui una spinta per cambiare il trend, però in un mercato ribassista anche le buone notizie fanno fatica tendenzialmente ad incidere. Notizia successiva riguarda una delle cripto più interessanti che ci sono, che si chiama Icon o anche ICX, la trovate sugli exchange per esempio Binance. E qual è la notizia che riguarda Icon nel caso in cui l'aveste? Icon ha rilasciato la sua mainnet 3.0 e la seconda versione del yellow paper. Il yellow paper, a differenza del white paper, è un documento tecnico, per cui riguarda proprio le informazioni tecniche che riguardano la blockchain. Quindi Icon, rilasciando la propria mainnet, diventa una blockchain autonoma rispetto ad Ethereum a tutti gli effetti, perché prima il token ICX era un token della categoria ERC20 e quindi costruito sulla blockchain di Ethereum. Adesso i token possono circolare e fanno funzionare gli smart contract sulla blockchain originaria di Icon. C'è stato il token swap, per cui se avete i token su Binance è un exchange che ha supportato lo swap, e quindi in questo momento Icon è a tutti gli effetti autonoma e diventa a tutti gli effetti un vero e proprio concorrente di quelle che sono le altre piattaforme per costruire applicazioni e smart contract, come ovviamente Ethereum Classic, NIO, EOS, Stellar, Arcane, ne abbiamo tantissime. E quindi vediamo questa competizione dove andrà a finire. Icon, non ve l'ho detto, è un progetto sudcoreano ed è il principale progetto sudcoreano che in questo momento riguarda la blockchain. Notizia successiva invece riguarda una delle principali, anche questa una delle principali cripto per capitalizzazione. Oggi è la settima cripto più capitalizzata ed è Litecoin, che è anche una delle 5 criptovalute che sono listate, quindi possibile acquistare, su Coinbase, che è principalmente il primario gateway che i retail investor utilizzano per accedere alle criptovalute. La notizia che riguarda Litecoin non è in realtà una vera e propria notizia, ma è un'affermazione di quella che è del suo fondatore, che è Charlie Lee, il quale era un ex di Google che ha poi lanciato Litecoin 6 anni fa. E la storia di Charlie Lee è interessante perché, oltre ad aver ovviamente fondato Litecoin, è riuscita a vendere tutti i suoi Litecoin praticamente al momento del massimo picco, quando a dicembre scorso Litecoin era a $300 più o meno. Adesso credo che il prezzo di Litecoin, andiamo a vedere un secondo, credo che sia sui $59, quindi ha fatto sicuramente un guadagno, questo Charlie Lee ha fatto sicuramente un guadagno molto interessante. Ovviamente la community di Litecoin è un po' perplessa riguardo alle mosse di questo Charlie Lee, che ha venduto tutte le sue cripto al momento del picco massimo, ma comunque cercando di rassicurare la community riguardo al suo impegno futuro nel seguire questo progetto. E che cosa è successo? Ovviamente che Litecoin, come ovviamente tutte le altre cripto, ma Litecoin in particolare, ha subito
in questo bear market dei fortissimi ribassi e ha perso diverse posizioni in capitalizzazione di mercato, perché era fino all'inizio 2018 la terza se non quarta criptovaluta più capitalizzata, adesso abbiamo visto che è scesa al settimo posto e quindi la community un po' perplessa perché non vede più un valore aggiunto così forte che è dato da Litecoin, perché tante altre criptovalute come per esempio Nano offrono lo stesso tipo di value proposition che Litecoin può offrire. E quindi che cosa dice Charlie Lee? Secondo me dice una cosa che non ci sta per niente, dice che gli investitori istituzionali temono o comunque la community delle cripto teme la concorrenza di Litecoin e quindi il prezzo di Litecoin viene volontariamente manipolato al ribasso da parecchi mesi a questa parte e quindi non riesce a tornare a salire o comunque a mantenere lo stesso livello di cambio con Bitcoin. E quindi quello che Charlie Lee ritiene è che delle forze oscure in qualche modo si oppongano a Litecoin e gli impediscono di crescere. E quindi fa queste affermazioni. Come vedete ho qua anche il grafico di Litecoin, vediamo un po' se internet ci dà una mano. Come vedete Litecoin non se l'è passata benissimo da inizio 2018 e ha perso tantissimo con riferimento a Bitcoin. Giusto adesso stiamo vedendo qualche rialzo, negli ultimi giorni ha recuperato qualcosina. E quindi Charlie Lee fa queste affermazioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate se avete dei Litecoin nel vostro portfolio investimenti. Questa notizia invece molto interessante riguarda Ethereum Classic, per cui nel caso in cui non lo sapeste esistono due Ethereum, il primo è Ethereum senza nulla aggiunto con la sigla ETH e lo trovate su CoinMarketCap al secondo posto come abbiamo visto prima ed è in questo momento la piattaforma blockchain più capitalizzata e poi abbiamo anche Ethereum Classic. La differenza tra i due è che Ethereum Classic suona strano a dirsi, ma è la blockchain originaria da cui Ethereum si è forcato nel 2016, quindi molti non lo direbbero, ma Ethereum Classic è in realtà la blockchain originaria. È ovvio che in termini di adozione Ethereum ha stravinto contro Ethereum Classic in questi 2-3 anni, perché logicamente la capitalizzazione parla chiaro, però questo articolo dice che ci sono una serie di motivi che fanno pensare che Ethereum Classic in questo momento si trova nella stessa situazione in cui si trovava Bitcoin nel 2012, per cui con un grandissimo potenziale inespresso. In particolare l'articolo individua tre motivi per cui Ethereum Classic potrebbe esplodere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, comunque quando ci sarà e speriamo che arrivi un nuovo bull market, e sono precisamente questi tre. Intanto il fatto che Ethereum sta passando dal proof of work al proof of stake e quindi è probabile che coloro che fanno mining oggi di Ethereum cambieranno e utilizzeranno i loro mining hardware per iniziare a minare Ethereum Classic che è ancora con il proof of work, per cui è probabile che molti miner che facevano mining di Ethereum sposteranno le proprie macchine su Ethereum Classic. Il secondo motivo per cui Ethereum Classic potrebbe esplodere è stato il listaggio, passatemi il termine, su Coinbase, che è avvenuto molto di recente, è stata l'ultima cripto aggiunta a Coinbase e questo è sicuramente uno dei principali catalyst che potrebbero far pensare a una crescita futura. E poi il terzo è che è una blockchain completamente compatibile con l'IoT, per cui l'Internet of Things, e hanno puntato moltissimo gli sviluppatori di Ethereum Classic sulla compatibilità con l'Internet of Things, per cui staremo a vedere. Ha un prezzo ovviamente rispetto ad Ethereum molto molto economico, perché sia credo sotto i $10 e sono io personalmente d'accordo con questo articolo, credo che abbia moltissimo potenziale da esprimere Ethereum Classic sia in termini di adozione, perché poche sono le ICO che sono state lanciate sulla piattaforma, e anche in termini di prezzo, perché Coinbase
è una vetrina molto importante, e il prossimo bull run, quando arriverà, le cripto che saranno più esposte a questi rialzi saranno probabilmente quelle che sono listate su Coinbase. Per cui diamo un occhio a Ethereum Classic e vediamo come si evolve. Ultima notizia, anche questa positiva, riguarda le affermazioni di questo Granny McNamara, che non è altro che il blockchain lead, per cui il capo del reparto blockchain di questa società di consulenza che probabilmente conoscerete, si chiama PwC, PricewaterhouseCoopers, e molte società di consulenza come Price, Deloitte e Ernst & Young si stanno dotando di apposite branch dei loro uffici dedicate esclusivamente alla blockchain, per offrire servizi di blockchain e consulenza di blockchain a quelli che sono già i loro clienti. E lui che cosa dice, McNamara? Che nonostante il forti ribassi visti nel 2018, la paura insomma che Bitcoin non si riprenda più, c'è un fortissimo interesse da parte di quelli che sono i clienti, in questo caso di PricewaterhouseCoopers, nell'integrazione dei loro business con la blockchain, nella possibilità di tokenizzare asset digitali, quindi da far diventare digitali degli asset in questo momento rappresentati da dei beni fisici reali, e quindi è molto positivo questo McNamara sul futuro non tanto delle criptovalute quanto dell'adozione della blockchain. Quindi stiamo a vedere. Ah, e poi interessante che cosa dice. Secondo lui, secondo un report fatto da WaterhouseCoopers, mostra che la Cina diventerà un blockchain leader, e qui sono completamente d'accordo. È interessante. Ci sono tantissimi progetti cinesi di altissima qualità, di cui spesso si parla pochissimo, perché i cinesi, come forse si sa, sono bravissimi nel sviluppare la tecnologia o anche nel rubare le idee, ma sono veramente meno bravi nel fare marketing e nel far parlare di sé, cosa magari di cui sono più bravi gli americani, e quindi spesso ci sono dei progetti di cui pochi parlano, che hanno un valore però sottostante tecnologico molto interessante. Me ne viene in mente per esempio High Performance Blockchain, adesso ne è uscito uno su Bbox che si chiama Bumo, di cui magari farò una review più avanti. VeChain sono progetti cinesi su cui personalmente sono molto positivo a medio lungo termine, e quindi questo report mostra che il futuro della blockchain sarà in Cina, e la Cina diventerà il paese che sarà blockchain leader, per cui non perdete l'occasione di investire su progetti di matrice cinese molto interessanti. Ragazzi, io vi ringrazio, per oggi il video termina qui. Ovviamente se avete qualcosa da aggiungere non fatevi problemi a commentare, i vostri commenti sono sempre ben accetti. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Buonasera.